sito, di aumentare e di migliorare il posizionamento del sito su Google, sul motore di ricerca. Questo che vedete a fianco è un piccolo esperimento che è stato fatto da Marcus Taylor con un dominio assolutamente nuovo sul quale sito molto scarno, molto assolutamente poco SEO, messo online così com'era, quindi senza nessun lavoro e senza nessuna possibilità apparente di salire nei motori di ricerca, in realtà con Facebook Like, tweet, retweet, tutta una serie di azioni sui social media, Google ha iniziato a indicizzare questo nuovo sito. Perché? Perché ha visto che gli utenti comunque facevano interazione con questo sito. Quindi questo parametro del fatto che i social media oggi influenzano e influenzeranno sempre di più, Google ha introdotto il +1 ultimamente, c'è il Facebook Live, ci sono una serie di strumenti per cui i motori di ricerca stanno dicendo, boh, visto che noi non abbiamo ancora una vera e propria capacità semantica, facciamoci aiutare dagli utenti e facciamoci dire da loro quali sono effettivamente i siti che visitano e i siti che possono essere importanti. Quindi occhio anche a questo, perché escludere, tagliarsi fuori da possibili canali, qui ve lo salto perché è un video ma non riusciamo a vederlo, e questo è un altro cliente che abbiamo preso da poco, anche questa qui, mentre Rigoni di Asiago è presente sulla grande distribuzione su tutto il territorio nazionale, questa è un'azienda, non voglio dire più piccola perché in realtà non è neanche troppo più piccola di Rigoni di Asiago, però è un'azienda che lavora su Roma in particolare e sull'Italia centrale. Nonostante tutto ha parlato con noi, è piaciuto il lavoro che abbiamo fatto con Rigoni e con altri clienti, sta lanciando questo nuovo sito e si sta lanciando sui social media, anche se ripeto è non solo di nicchia, che abbiamo di formaggi ma che hanno un prodotto che è quello, insomma, come per Rigoni parlavamo di marmellate, ma loro non sono neanche in vendita su tutto il territorio nazionale, quindi stanno facendo una scommessa che magari poi su tutto il territorio nazionale ci riporta. Molto importante anche questo, non crediate che un'azienda che lavora a livello locale non abbia le potenzialità per andare sul web in un certo modo. Passa Zara, altro esempio di cliente che stiamo lavorando in questi giorni, Aceto Balsamico di Vittorie, tanto per dirvi che noi sul settore food ci siamo molto molto in modo molto importante. Fattori di successo, chiudo con un paio di slide un pochino più tecniche. Intanto la cosa importante è che esista e che ci sia come presupposto iniziale un imprenditore e una managerialità dell'azienda che crede fortemente nel web, altrimenti non si va da nessuna parte purtroppo. Fiducia al partner che ti sceglie, all'agenzia o a chi sia, insomma ai consulenti che si scelgono, personale dedicato all'interno dell'azienda, questo è molto molto importante, lo diceva anche chi mi ha preceduto. Affidare la propria comunicazione a terzi, per bravi, per professionali, per qualunque cosa che voi vogliate che siano, non è una buona strategia. La migliore strategia è quella di affrontare in prima persona, farsi aiutare, farsi consigliare, avere dei buoni consulenti, ma poi prendere in mano in proprio e per proprio conto la comunicazione sui social media e sul web in generale della propria azienda. Ultimo punto, un po' meno piacevole purtroppo, la disponibilità di investire in budget importanti nel web. Cosa intendo per importanti? Intendo dire, adesso vi mostro un'altra slide con un po' troppi numeri in realtà per quelli che sintetizzerò, però sta crescendo molto e molto rapidamente la disponibilità delle aziende ad investire nel web e ad investire capitali che sono sempre più importanti. Quest'ultima riga che non leggete perché purtroppo parte lo sbiadito e il fatto mentire, ma si accavallano un po' i numeri, comunque c'è una fortissima crescita da parte delle aziende nell'investimento sul web, quindi stanno spostando quelli che prima erano investimenti sui media tradizionali, sulla carta stampata, sulle brochure aziendali, su tutta una serie di materiali che esisteranno sempre e che quindi non vengono rimpiazzati dal web, ma comunque il web assume sempre e sempre più importanza nell'investimento, quindi tenete conto questo, chi di voi aziende vuole iniziare a lavorare seriamente col web, non pensiate che il web è il luogo del tutto gratis o del costa poco, perché non è così e non funzionerebbe, questo lo dico forse anche contro quelli che sono i nostri interessi professionisti che lavorano in questo settore, però è importante che le aziende comincino a capire questa cosa qui, quindi è importante investire ed è importante investire cifre importanti. E io ho finito. Ringrazio ovviamente tutti.
Questi che vedete in foto sono i nostri uffici di Cinisello Balsamo. Noi abbiamo una sede a Cinisello Balsamo Milano e un'altra a Fiobello Rovigo. Ovviamente lavoriamo su tutto il territorio nazionale, quindi se qualcuno di voi fosse venuto in mente o si fosse accesa qualche lampadina, noi siamo qui in zona, anche per domande, non so se è il momento adesso, se magari le rimandiamo a dopo. Ok, allora io ricevo la parola al solerte Davide. No. Grazie, grazie della domanda. Va bene, l'ultimo intervento prima della pausa pranzo, giusto Davide? È una presentazione di Davide Dattoli, probabilmente molti di voi lo conoscono, è un imprenditore giovane, giovanissimo, con Viral Pharma, già da un paio d'anni sta portando avanti un'attività parallelamente di social media marketing e di sviluppo applicazioni web. Il progetto che ci presenta oggi è Mezzo Chilo, adesso vi racconta meglio di cosa si tratta e lascio la parola direttamente a lui. Grazie per i 2 anni, ma non è ancora così tanto, purtroppo. Allora, oggi vi racconto un po' di Mezzo Chilo, che è un progetto che portiamo avanti come Viral Farm, che è la società che abbiamo fondato con altri 2 soci, con Marco, che è la testa rotta in fondo, e Enrico, che dall'altra parte abbiamo un problema con lo streaming. Tutto parte circa un anno fa non c'era ancora Viral Farm e a quale web salame, quindi esattamente 375 giorni fa, visto che anche l'anno scorso era il 23 di giugno, avevo portato il caso di come avevo comunicato al ristorante dove siamo, il Castello Malvezzi, in modo un po' diverso, in modo da renderlo più vicino al pubblico, tutto quello di cui abbiamo parlato tutta mattina, diciamo. E in questo era venuto a parlare il fondatore di Scuola Zoo, che aveva fatto un bellissimo, secondo me, intervento sulle pagine Facebook, su come potevano essere utilizzate per riuscire davvero a fare anche un numero. E in questa logica, per promuovere il ristorante, avevo detto, ma perché non facciamo una pagina, oltre a quella istituzionale del ristorante, anche di cucina, un po' staccata dal brand ufficiale, da attaccare, in cui condividere ricette, in cui le persone potessero trovarsi, cambiarsi consigli, opinioni, potessero inviare le loro ricette e potessero trovarsi tra appassionati di cucina. Questo perché Facebook racchiude le persone per amicizia. Se io conosco te, possiamo connetterci, ma non ti dovrebbe connettere con chi con te ha un interesse in comune. Per questo ha creato le pagine. Quindi l'anno scorso abbiamo aperto questa pagina Facebook, in cui l'idea era andare, come ho detto, a raccogliere tutto ciò che era l'esperienza del ristorante, quindi per andare a comunicare magari anche le ricette del ristorante, e unirle poi invece a tutta la parte di community, quindi tutti noi quando alla sera non si sa bene come fare un piatto, o si chiamano gli amici, o magari si cerca su Google, perché non riuscire a dare questa stessa socialità anche all'interno di Facebook? E l'idea, abbiamo aperto Mezzo Chilo e si è proprio creata questa community che uno slogan simpatico, questa è la pagina Facebook di Mezzo Chilo. Viene aggiornata ogni giorno, in realtà poi oltre alle ricette si è inventato di tutto e di più, Chiara che in sala la gestisce quotidianamente. Andiamo a tutte le rubriche delle ricette regionali, quindi io sono siciliano, posso condividermi sulla mia bacchetta l'immagine del piatto siciliano tipico con la ricetta direttamente collegata a Mezzo Chilo. Altrettanto c'è l'oroscopo goloso, quindi l'oroscopo del segno sul genere zodiacale, pensato però a livello di pool, e così mille altre iniziative che abbiamo fatto durante questo anno e che in realtà tutti i giorni continuiamo a inventare e che stiamo inventando per il prossimo. Seguiamo, diciamo, i nostri utenti dalla colazione allo spuntino di mezzanotte. Spuntino di mezzanotte, quindi se voi andate sulla pagina vedrete che alla mattina partiamo con il croissant e la ricetta per farlo, magari poi condividiamo la nota simpatica sulla cucina, sull'amore della cucina, vari contenuti che possono sia alimentare la community sia fornire un contenuto il più possibile di qualità, anche se ovviamente la forza vera di questa pagina non siamo tanto noi, sono tutte le persone che tutti i giorni condividono contenuti di cucina. Quindi se voi andate a leggere c'è quello che dice cena romantica stasera, cosa posso andare a fare? Ho bisogno di
quella ricetta me la trovate, magari se la cercate in Google ci mettevi di meno della nostra risposta, però comunque è bello perché sia noi se rispondiamo, sia soprattutto gli altri utenti rispondono. Quindi si è creata una conversazione tra gli utenti che è davvero incredibile perché in meno di un anno la pagina su Facebook raccoglie 117.000 persone. Probabilmente oggi saremmo, 2 giorni fa che eravamo 117.000, saremmo già 118.000 circa, non lo so, non l'ho visto. È la più grossa pagina italiana su Facebook di cucina, staccata da quello che è un piatto, è la più attiva dal punto di vista di interazione tra i fan, che forse è la cosa più importante, molto più del singolo numero e del singolo dire ci sono 117.000 persone sopra. A questo a gennaio abbiamo deciso che forse era arrivata l'ora, visto che comunque questa community riusciva ad esprimersi nella pagina Facebook, ma una conversazione, come voi sapete, scala in fondo alla pagina in brevissimo tempo, soprattutto perché ci sono conti i nostri, degli utenti, poteva essere utile andare a creare un magazine attaccato, un magazine di cucina, in realtà è partito come proprio, avevo detto, era abbastanza un blog, con tutte le ricette, interviste, abbiamo inserito proprio dalle ultime 3 settimane, 3 interviste a chef abbastanza famosi della provincia, adesso stiamo arrivando a cercare di coprire un po' tutti i principali ristoranti italiani, partendo dagli stellati, e quindi per riuscire anche a avvicinare quello che è il mondo food tradizionale, gli stellati, la cucina, i grandi brand, con quello che è le persone appassionate di cucina, quelli che tutte le sere cucinano e che mentre sono lì che cucinano vogliono avere qualcun altro che insieme a loro sta cucinando che può scambiare opinioni, interessi. Proprio questo magazine è attivo quindi da 6 mesi e abbiamo circa scritto 400 ricette, 200 news di cucina, quindi festival, interviste, recensioni, abbiamo tutta una parte di, anche qui di oroscopo, di video, abbiamo fatto le interviste video, adesso l'idea è anche di andare a fare tutte le video ricette che stiamo cercando di studiare con un format abbastanza simpatico. La cosa che però ci dà davvero più soddisfazione sono le ricette che i nostri utenti ci inviano. Perché? Perché le ricette che andiamo a scrivere noi possono essere belle, interessanti, quello che, però le ricette più interessanti sono quelle che scrivono i nostri utenti, che magari non hanno una qualità così certificata, ovviamente noi andiamo sempre a correggere, a risistemarlo un attimo, però stanno crescendo di mese in mese. Il primo mese erano pochissime, anche perché le persone della pagina non conoscevano ancora così bene il magazine, invece stanno crescendo molto. E questa è forse la soddisfazione più grande, perché vuol dire che stiamo riuscendo a portare le persone da quello che è Facebook all'esterno, e questo crea, credo, anche un bel valore per quello che si vede, perché ovviamente Facebook rimane lì, domani può non esserci, però comunque queste persone sono sul nostro sito, hanno anche un valore diverso. Sul nostro sito oggi abbiamo una media di circa 10.000 persone che ogni giorno vengono su mezzochilo.it. Di cui la cosa che forse è più strana per un sito, il 70% viene da Facebook. Dico strana perché magari molti altri si basano solo esclusivamente sul modello Google o su diretto. In realtà oggi pian piano sta crescendo anche molto il traffico diretto, sta crescendo il traffico da Google perché piano piano anche Google si è accorto di noi. I like, a differenza di quanto si dice, sembra che funzioni, perché noi abbiamo pagine con 50.000 like, la ricetta più condivisa in assoluto è la Nutellotta. Una ricetta che su Google non fa neanche una visita e che su Facebook ha 50.000 mi piace. È una ricetta con una torta con la Nutella. Abbastanza golosa. Sì, su Facebook vanno torte, cose golose, cose tipicissime. Purtroppo mi insulta sempre perché dice che gli utenti di Facebook non capiscono che vogliono solo dolci. Questa è una domanda che ci stiamo ancora facendo. A questo ovviamente serviva anche portare un'esperienza su mobile, perché? Perché io sono in cucina, sto preparando, sono lì, mi serve la ricetta, abbiamo già in approvazione di Apple, ma in questa settimana sono abbastanza lenti, speravamo riuscissero a provarla per oggi, l'applicazione ufficiale di mezzo chilo, che oggi ti dà la possibilità di andare a scegliere la tua ricetta, di vedere gli ingredienti, il tempo di preparazione, e che in realtà stiamo andando di già a sviluppare sia il sito internet sia l'applicazione mobile per andare a dare un qualcosa di più, un qualcosa che sia sia un sito internet come il blog che adesso, ma che sia un qualche cosa di diverso, un qualche cosa di diverso, perché quella che era partita come una pagina Facebook oggi è diventato un blog, è diventato un'applicazione mobile, è diventato una